e dove, se a casa o fuori casa, poi diciamo un momento di stabilità e ricomincia la Champions. Leo è stato categorico, ha detto: noi non tiriamo fuori nulla, giochiamo su tutte e tre i fronti, però l'ossessione, come tu hai detto, per la Juventus della Champions è anche per il Barça. Questa ossessione può diventare una cosa positiva negli stimoli, nel vedere per esempio i giocatori fare la prestazione di ieri, o può essere anche un boomerang, Giovanni, psicologicamente? Io quest'anno me l'aspetto come uno stimolo, perché poi magari vince l'ennesima, però la sensazione di un Real Madrid meno, come dire, un po' meno sul versante Champions League c'è. Un po' come le scartine del calcio italiano, cioè Roma, Inter, Napoli, Milan, Lazio, perché poi insomma rispetto alla Juve, stiamo parlando di scartine, hanno visto: oh, forse la Juve quest'anno molla la Coppa Italia, proviamoci, no? E facendo un paragone ovviamente un po' improprio, però per far capire dove voglio andare a parare, il Real Madrid quest'anno è attaccabile. La sensazione di un Real Madrid che può non arrivare in fondo, che comunque in fondo può essere battuto, è uno stimolo. È chiaro che in questo caso l'ossessione non c'è, c'è uno stimolo forte. La Coppa dei Campioni di quest'anno sarà insomma un bel torneo da vedere. Vabbè, speriamo. Staremo a vedere e lo commenteremo nelle prossime settimane. Grazie a Giovanni Cardarello, come sempre. Un abbraccio al piccolo, Massimo, Giulio. E grazie, ci sentiamo mille. Presto. Sta gufando la Lazio, quindi insomma è ancora attivo sulle situazioni. Va bene. Un abbraccio, John. Saluti. Oh, buona serata e un buona serata a tutti quanti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Benissimo, allora, ascoltato Giovanni Cardarello, prima di andare a prendere i nostri ci andiamo a sentire Ernesto Valverde nella zona mista, parlando ieri della vittoria contro il Siviglia. Los mejores partidos de la temporada. Desde el punto de vista futbolístico, uno de los mejores partidos de la temporada, por lo que se ha visto en el campo, lo que hemos gestionado el equipo del 4-1, y luego la parada de Ciles con el penalti. Bastante completo, yo creo. Hombre, no voy a negar que hemos pasado ahí algún momento un poco complicado, sobre todo porque sin que ellos llegaran demasiado, pero sí han llegado una ocasión muy clara que ha parado Jasper y luego el penalti. Y ahí, pues bueno, esa parada es para nosotros la del penalti de Jasper nos ha mantenido en la eliminatoria. Quedaba mucho partido y podíamos remontar, pero el continuar con ese 2-0 y irnos al descanso nos ha dado mucho mucho margen. Luego teníamos mucho tiempo por delante para remontar. Y luego el 4-1 pues siempre nos ha generado cierta inseguridad, porque ellos estaban a un gol de poder pasar, pero ya han empezado a arriesgar y nosotros ahí les hemos hecho ocasiones. Yo creo que podemos haber hecho haber tenido un punto más de tranquilidad, pero bueno, hasta el final no ha llegado. ¿Qué crees que es el que ha hecho mejor el equipo avui? Sé que ara encara fa poc, del partit. ¿Qué crees que ha hecho mejor el equipo? ¿Qué crees que ha hecho mejor el teu equip? Hombre, sobre todo la determinación con la que hemos salido. Yo creo que eso es lo mejor. Sobre todo la determinación con la que hemos salido. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? O sea, aquí los partidos son largos para los rivales y al final, pues mira, hemos podido pasar, que es lo que queríamos. Y al final, la última, Coutinho me decía ahora que no estaba previsto. La última, Coutinho me decía ahora que no estaba previsto. Que a mes, Coutinho ha podido marcar. ¿Y has visto este gesto? Bueno, mira, ahí hay y bueno, además, una, Coutinho ha podido marcar. Leo, porque sabía que Felipe lo. Sabía pues, que. Bueno, necesitaba quizá. Esa situación y luego la de Felipe, la de asumir una responsabilidad, porque no es el 5-1, es el vamos 0-0, él asume una responsabilidad determinada y hombre, y de eso se trata, ¿no? Al final de los jugadores que cuando están en una situación pues bueno, que el terreno estaba más acertado últimamente, pues asume una responsabilidad. La gloria del club. Marxa, 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 és el crit
La reputa madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Ha marcado el pistolero uruguayo Alberto. Bravo, Charrúa, seguí así siempre. Eccoci, abbiamo sentito Ernesto Valverde nella disamina della partita contro il Siviglia ieri e quindi cominciamo i nostri collegamenti con i nostri della redazione. Cominciamo, andiamo a Livorno, Fabio Cecchini, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti culer. Ah, e poi facciamo un salto a Barcellona. Dove sta Albert Valera Puig? Ci sei? Ciao, buonasera dalla Catalogna. Grande Albert, ieri ti sei divertito al Camp Nou, eh? Ieri bella partita, tutti siamo divertiti molto, tanto la gente di nello stadio, sono sicuro che nella casa anche. Sì, puoi immaginare, anche chi era al lavoro come me l'ha vista dal telefonino, si è abbastanza divertito. Grande. Allora, partiamo un po' da Albert che stava lì allo stadio, ha visto la partita dal vivo. Senti, dammi un po' due o tre indicazioni sul fatto che ieri abbiamo ritrovato un Barça che forse era un po' di tempo che non vedevamo giocare. Bel gioco, il nostro gioco, grandi giocate, grandi azioni. Sei d'accordo? Abbiamo ritrovato, siamo sulla strada buona oppure pensi che è tutto merito di questi grandi giocatori che volevano vincere e hanno vinto? Tutto, è un po' tutto, il Barça era alla fine, i giocatori sono che decidono di giocare di un modo o di un altro o di mettere più intensità o meno intensità. Ieri si è visto che la voglia dei giocatori era massima e volevano vincere, per molto che si aveva parlato che si occupa, che se forse non giocheranno i più importanti, no, alla fine il Barça sempre deve andare a vincere tutto, lo sappiamo tutti e anche i giocatori lo sanno, i giocatori che hanno vinto un triplete e sono sicuro che lo vogliono, si possono ritornare a farlo, lo vorranno fare. Un'altra cosa è andare a giocare anche nell'andata in Levante, questo sicuramente è un errore, però dopo nel Camp Nou devi mettere tutto quello che hai per vincere la partita. Valverde lo ha fatto, ha messo nel campo la migliore squadra possibile, sicuramente, forse io dovrei dire un cambio, forse avrebbe stato
quello di Sergi Roberto per Semedo, perché Semedo sta giocando bene ultimamente, però alla fine diciamo sono gli 11 giocatori iniziali. Il Barça ha giocato incredibile, quando il Barça deve giocare queste partite in competizione come la Coppa, parlo degli ultimi anni, quando il Barça è stato in momenti come ieri, nella Liga o nella Coppa, il Barça ha dimostrato che lo può fare tutto. Un'altra cosa è quella della Champions, che abbiamo parlato tanto, che io ripeto che è un tema mentale, perché non è possibile che anche in gennaio, adesso siamo e stiamo entrando a febbraio, marzo è qua, i quarti di finale, i giocatori fisicamente non credo che la differenza sia massima da oggi fino aprile. La cosa mentale, ieri i giocatori sapevano che si poteva vincere, ci sono avuto momenti dove diciamo la fortuna o più che la fortuna, la grandissima attuazione di Silesen ci ha dato tantissima vita, tantissimo, perché ha fatto due intervenzioni, quella della testa di Andre Silva, che devo ricordare, dopo il penalti, che senza quello non si può rimontare. È un po' come quella rimontata che del PSG, stesso risultato, partita sicuramente un po' diversa, perché quello del PSG è stata una cosa unica negli ultimi 5 minuti, che il Barça non ha giocato tanto bene. Ieri sì che il Barça ha fatto un spettacolo altissimo, però è quello, in quei momenti importanti ieri siamo stato meglio che il Sevilla, sia il penalti sia nell'area rivale, e dopo nel secondo tempo, forse con il gol del Sevilla, c'è stato qualcun momento dove si doveva lottare forte, però quando Messi ha deciso di giocare, soprattutto quando Arthur si deve parlare seriamente, perché nessuno l'aspettava, ma una cosa è giocare a essere, dimostrare che puoi essere titolare nel primo anno, che già è una cosa altissima, ma l'altra cosa è che sta dimostrando. Io dico che per me Xavi, ho la maglia di Xavi, perché per me Xavi è il massimo. Io non dirò che sarà il nuovo Xavi, però con l'età che lui ha, nel cinquesimo Messi che lui è qua in Barcellona, è arrivato appena in settembre, sta facendo un'attuazione in partite di altissimo livello, che davvero è una cosa incredibile. Quindi molto contento, aspettiamo di rimanere così giocando a questo livello, perché sì, il Barça ovviamente gioca a questo livello, dopo ha quella gente della panchina, Arturo Vidal, che quando entra lo dà al massimo, cioè sicuramente tecnicamente non sta al livello degli altri, però lo dà tutto. Dopo Semedo, un giocatore che anche può giocare, si Dembélé si recupera, Dembélé sta a un livello altissimo anche. Abbiamo squadra per fare grande cosa, quindi aspettare se la squadra sigue così. Beh, mi è piaciuta l'analisi che ha fatto Albert. Senti Fabio, partita come l'hai vista, anche un po' le emozioni che ti ha dato, e poi dimmi un po' su Arthur, perché veramente ieri per me ha fatto la più bella partita con la maglia del Barça, come diceva Albert, nel primo anno, ma dopo 5 mesi riuscire a fare una prestazione di questo genere in una partita decisiva, beh, significa bravura tecnica ma anche grande personalità del giocatore. Max, io su Arthur spendo parole dolci dalla prima volta che le ho visto giocare. Io allora ti dico la verità, sono molto onesto, io quando a gennaio l'anno scorso è stato ufficializzato non sapevo un granché, quasi niente. Sono andato a vedermelo, il ragazzo giocava molto bene, però ero sempre con quel però che i ritmi e i tatti e le tattiche brasiliane sappiamo tutti quali sono, quindi sono, bisogna poi vederli in Europa, ecco, calciatori. Visto nella tournée americana